Ci sono 11 programmi operativi articolati secondo i vari settori e un totale di 11,3 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2007-2013. Allora, quindi ci sono, diciamo, tutta una serie di opportunità collegate a questi stanziamenti comunitari che possono essere interessanti per le aziende italiane. Interessanti sia da un punto di vista diretto che indiretto. Diciamo, diretto sarebbe quello di vincere delle gare, quindi insomma realizzare insieme a un'azienda slovacca un progetto che poi riceve proprio il finanziamento. E questa è la cosa, diciamo, migliore, ma un po' più difficile, perché chiaramente richiede insomma, di essere attrezzati in un certo modo, e poi c'è una fortissima concorrenza, ovviamente non ci siamo solo noi, ci sono francesi, tedeschi, inglesi, austriaci, quindi diciamo non è facile, sono tutti un po' calamitati dalla torta dei fondi strutturali e quindi diciamo ci sono degli spazi ma non sono facilissimi. Un altro modo invece più facile è quello indiretto, cioè come subfornitori di beneficiari che si sono aggiudicati queste gare di appalto. I beneficiari in gran parte sono comuni, regioni, amministrazioni pubbliche, oppure grandi imprese appunto che si aggiudicano questi appalti e che possono però sicuramente rivolgersi come subfornitura, come esecuzione di parti del progetto all'esperienza italiana. Quindi diciamo in quel senso si possono fare delle cose interessanti.